Ciao a tutti e a tutte, oggi vi faccio l'aggiornamento di lettura numero 3 sul canale, quindi vi parlo dei libri che sto leggendo, dei libri che ho terminato di leggere da poco e le prossime letture. Per quanto riguarda le letture in corso, come libro in inglese sto leggendo Harry Potter and the Prisoner of Azkaban di J.K. Rowling, edito da Bloomsbury, con un prezzo di copertina di 7,99 stelline. Leggo un capitolo al giorno, come ormai sapete sicuramente, sono a pagina 247 di 460, quindi sì, più o meno direi a metà. Questo è forse il mio libro preferito per la figura di Sirius Black, per la figura anche di Lupin. Adoro, infatti lo sto veramente divorando. Ho proprio voglia di leggerlo perché lo amo, amo questo libro. Poi, altro libro, nel momento in cui almeno sto registrando questo video, che ho in lettura, è in realtà un fumetto. E si tratta di Non stancarti di andare, di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Baupla Publishing, con un prezzo di copertina di 27 euro. Questo libro l'ho ricevuto su mia richiesta dalla casa editrice. Sono a pagina 100, il libro è composto da 300 pagine, quindi un terzo, e mi sta piacendo veramente tanto. È molto toccante, molto profondo. Ed emozionante. Non entro comunque nei dettagli della trama perché tanto ve ne parlerò anche tra l'altro sicuramente in una recensione, però assolutamente ve lo posso già consigliare, anche se sono solo ad un terzo. Per quanto riguarda i libri terminati, questa settimana ne ho terminati 4, ma perché sono veramente finissimi, sono tutte letture brevi. Allora, io ho letto Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, edito da Mondadori, con un prezzo di copertina di 5 euro. Tutti voi conoscete Il piccolo principe, si tratta comunque di un libricino di meno di 100 pagine, tra l'altro con all'interno anche le illustrazioni dell'autore, quindi veramente molto molto veloce da leggere e molto bello. Era la prima volta che lo leggevo, anche se in realtà ho letto moltissime volte vari spezzoni in giro, sia per la scuola, sia magari in autonomia a casa, e ho visto il film d'animazione che ho adorato, e quindi alla fine sapevo a memoria il libro nonostante non l'avessi mai letto per intero. Molto molto bello. Poi ho letto La voce nel cassetto di Silvia Salemi, edito da Imprimatura, con un prezzo di copertina di 14 euro. Silvia Salemi è una cantante che ha scritto questo libro partendo dalla sua infanzia fino a quando più o meno, penso 18enne, se non ricordo male, verso sì 18 anni, ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo, esplodendo poi con il successo. Un libro molto carino, molto interessante, anche commovente per alcuni versi. Assolutamente una bella lettura. Poi ho letto La porta ancestrale di Leandro Avolio, un libro che ho ricevuto proprio da questo autore. È un libro interessante, anche in questo caso non vi parlo approfonditamente di trama perché comunque ve ne parlerò con un wrap up e poi sicuramente con una recensione, con uno spazio all'emergente. Diciamo che si tratta di un libro interessante soprattutto per il punto di vista dell'autore che ha sulla morte. Faccio fatica ad essere d'accordo in tutto su quello che è stato scritto in questo libro, però sicuramente il punto di vista, come ho già detto, è interessante ed è stata una lettura piacevole da fare e ho anche pianto. Poi ho letto l'ultimo libro che ho terminato questa settimana, Vita di paese di Maria Caterina Basile, edito da Nulla Dire, con un prezzo di copertina di 10 euro. Anche in questo caso il libro l'ho ricevuto dall'autrice. E si tratta, come vedete, di un romanzo breve, conta meno di 100 pagine, sì, una settantina addirittura di pagine, infatti l'ho divorato in una sera. È molto interessante anche questo, quindi sono state tutte letture, devo dire, interessanti per un aspetto o per un altro. Non entro nel dettaglio perché il libro è veramente piccolissimo e se ve ne parlo adesso vi direi tutto quanto. Comunque è stata anche qua una lettura piacevole. Nonostante io non amo spesso i romanzi brevi perché si fa fatica ad affezionarsi ai personaggi e perché magari a volte trovo che l'autore potesse dire qualcosina in più, invece questo libro mi ha piacevolmente sorpreso e mi è piaciuto. Come prossima lettura, in realtà non sono sicurissima, ma penso
di leggere Rebel, il deserto in fiamme di Alwyn Hamilton, edito dalla Giunti, con un prezzo di copertina di 6,90€ che ho ricevuto su mia richiesta proprio dalla casa editrice, perché ero veramente ormai curiosa di leggere questo fantasy, che in realtà non so se sia una trilogia o una tetralogia. Io ero ferma a 3, ma forse deve uscire anche il quarto libro, tra l'altro. Però volevo vedere appunto se era una cosa che mi poteva interessare, e quindi sono molto curiosa di leggerlo. Bene ragazzi, questi erano tutti quindi gli ultimi aggiornamenti di lettura di questa settimana. Fatemi sapere voi se avete letto qualcosa di questo libro, di questi libri, se siete curiosi di leggere qualcosa. Qua sotto li trovate comunque tutti quanti linkati ad Amazon, con cui sono affiliata. E poi trovate qua sotto anche tutti i miei social, se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. E noi come sempre ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!